La 15ª edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti, il Tarzan viterbese, e buoni risultati di ascolto, ma sul reality, e i concorrenti continuano a piovere critiche. A parlare è Salvo Veneziano, il pizzaiolo concorrente della prima edizione del reality show, all'epoca condotto da Daria Vignardi. L'ex Geffino ha parlato del reality appena concluso e di alcuni concorrenti, in particolare di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane, e di Luigi Mario Favoloso, ex compagno di Nina Moric. Non ci sarebbe stato spazio per tutti e due, ha fatto sapere al settimanale Nuovo, se dovessi incontrarlo davanti alle telecamere. Simone Coccia, NDR, vorrei smascherarlo, mostrare com'è davvero. Salvo in passato, aveva commentato una foto in cui Simone indossava la fascia del concorso Il più bello di, e aveva commentato: o la foto è finta, o il concorso è truccato. Dopo un messaggio privato la lite sarebbe finita in tribunale. Continua a leggere dopo la foto: ho risposto che non voleva niente. Pensavo sarebbe finita lì. Invece lui mi ha querelato due volte, accusandomi di istigare le persone a odiarlo, ha rivelato Salvo Veneziano. Parole forti anche nei confronti di Aida Nizal, la concorrente spagnola, che è stata oggetto di atti di bullismo da parte di alcuni inquilini, in primis Bayadam, che per colpa del suo atteggiamento si è beccato l'espulsione dalla casa. La trovo insopportabile, ha rivelato Salvo, quando la vedo in onda mi viene voglia di prendere il televisore e buttarlo in mezzo alla strada. E poi non è vero che in Spagna è una star. La odiano tutti, me l'ha confermato un amico che vive ormai da tempo lì. Continua a leggere dopo la foto, e su Luigi Mario Favoloso. All'inizio mi incuriosiva, ha detto ancora Veneziano nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, poi si è comportato in modo inqualificabile su più fronti e ho cambiato idea. Sapeva bene che Nina Moric è mentalmente debole. Avrebbe dovuto proteggerla. Oggi, più di 10 anni dopo, l'ex Geffino amico dello scomparso Pietro Taricone ha aperto ben 17 pizzerie, una vera e propria catena di attività commerciali che gli hanno consentito di non sperperare la fortuna guadagnata ma di renderla, al contrario, stabile e duratura. Oggi, Salvo ha tutto ciò che può desiderare, la moglie Giusy, i suoi splendidi figli e la soddisfazione di essere riuscito a realizzarsi in campo professionale. Continua a leggere dopo le foto, ma all'inizio non è stato semplice. I soldi e il successo hanno rischiato di rovinare la vita di Salvo e della sua Giusy. Era stato lo stesso ex Geffino a raccontare il periodo buio che la coppia ha dovuto affrontare. Mi davano 14 milioni di lire, circa 7.000 euro, solo per fare presenza, bere un drink, firmare autografi. Questo era il mio compenso per 2 ore di lavoro. Il denaro lo spendevo in modo stupido. Aveva spiegato: nei primi 2 anni ho portato a casa almeno 3 miliardi di lire. Ma continuavo a spendere, avevo le mani bucate, fino a quando il successo piano piano è calato.
un giorno raggiunsi mia moglie, che da tempo avevo lasciato giù in Sicilia, lontano da me. Ma lei non c'era più. Se n'era andata, lasciandomi sul tavolo della sala da pranzo 4 fogli scritto a mano. Aveva scritto che la popolarità mi stava distruggendo e che aveva già disintegrato il nostro matrimonio. Tornò in Germania dai genitori. Presi il primo volo e la raggiunsi. Dovevo riprenderla. Dovevo riportare a casa lei e mia figlia. Mi ha tenuto il muso per un anno.